Riccardo Fogli sarebbe stato tradito da Karin Trentini con Giampaolo Celli. Questa dichiarazione è stata rilasciata proprio dal re dei gossip, degli scoop, Fabrizio Corona qualche ora fa. Il tutto sarebbe successo proprio sotto i suoi occhi e dopo che la notizia è saltata fuori Karin, è stata colta dai sensi di colpa ed è andata in Honduras per cercare di rassicurare il marito in preda al panico, ai dubbi e alle paure. Dall'altra parte invece Celli, ha deciso di accettare l'invito di Barbara a Domenica Live e quindi smentire tutto raccontando la sua verità. Corona ancora una volta ha fatto scoppiare il caos nella vita di una coppia molto nota e all'interno di un programma televisivo in prima serata. Corona, commenti e critiche è riuscito a far parlare di sé anche in questo caso e nonostante le reazioni di Fogli, Karin e Celli ha deciso di non ritrattare, anzi di confermare la sua versione e aggiungere altri dettagli. Ecco le sue parole in merito, quella storia è verissima. Sono amanti da 4 anni, mica da un giorno. Riccardo Fogli fa come tutti gli uomini di 70 anni che accettano di stare con una quarantenne che li tradisce. Corona ha anche voluto dire la sua e criticare la donna, era anche un po' ridicolo quando è andata sull'isola, si vedeva che non c'era nulla. L'amore è un'altra cosa, appunto, è la decisione di Riccardo Fogli. Adesso i fatti sono noti, noi probabilmente non sapremo mai la verità, e forse nemmeno il cantante, non c'è altro da fare che attendere che Fogli prenda una decisione. Al momento sembrerebbe essere propenso a credere che tra la moglie e Celli non ci sia stato quanto raccontato dal paparazzo, ma chissà cosa verrà fuori ancora. Qualora dovessero esserci delle prove, di cui non si è ancora sentito parlare, questa storia potrebbe diventare un grosso problema oltre che un interessante scoop.